arrivare in Sicilia in traghetto. Oltre ai voli aerei e ai collegamenti via terra, è possibile raggiungere la Sicilia anche via mare, usufruendo dei numerosi collegamenti in traghetto. Questa opzione offre diversi vantaggi, come la possibilità di portare l'auto al seguito per organizzare una vacanza itinerante nell'isola. Porti siciliani. I principali porti siciliani collegati con il resto d'Italia sono Palermo, il più connesso, Messina, Catania, Trapani e Pozzallo, con collegamenti anche con estero, Francia, Tunisia, Malta. Vantaggi del traghetto: comodità e suggestione del viaggio via mare. Traghetti moderni con servizi e comfort, cabine, bar, ristoranti, cinema, negozi. Possibilità di portare l'auto, utile per una vacanza itinerante. Prezzi convenienti, prenotando con anticipo. A chi è consigliato il traghetto? Famiglie con bambini, più spazio per muoversi e giocare. Gruppi, si risparmia dividendo il costo dell'auto. Chi soffre di claustrofobia o paura di volare. Gli ampi spazi del traghetto permettono di viaggiare più rilassati. Compagnie di navigazione. Le principali compagnie che operano collegamenti per la Sicilia sono Grandi Navi Veloci, Grimaldi Lines, Tirrenia, Liberty Lines. Prenotando con anticipo si possono trovare offerte vantaggiose, rendendo il traghetto una valida alternativa economica all'aereo, soprattutto per famiglie e gruppi che possono sfruttare la possibilità di portare l'auto. Come al solito, qui in basso, in descrizione, troverete dei link utili e delle offerte a voi dedicate. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!